strumento di Astor Piazzolla, lo strumento del tango argentino, ma è soprattutto lo strumento di Buenos Aires e della musica portegna. Contrariamente a quello che si pensi, il bandoneon è nato però in Europa, è nato in Germania intorno alla metà dell'Ottocento. L'inventore fu Erich Band, che desiderava costruire uno strumento che potesse sostituire l'organo durante le celebrazioni liturgiche. Poi ovviamente ha avuto un'evoluzione in tutt'altro senso, si è sviluppata soprattutto in Argentina in seguito alla grande migrazione dell'inizio Novecento. E per il suo caratteristico suono è diventato lo strumento principe del tango, un suono malinconico, contemporaneamente anche tagliente, può essere sia languido ma anche molto ritmico, e si presta benissimo al tango, che è una musica triste. Borges lo definiva un pensiero triste che si balla, e sicuramente è anche lo strumento che Piazzolla prediligeva per le sue composizioni, perché ha le caratteristiche appunto della musica di Piazzolla, ritmica e languida e malinconica allo stesso momento.